Secondo appuntamento del Festival Europeo del Gusto al ristorante Cavinona di Lido Doriano. I borghi italiani ed europei raccontano ai giornalisti e alle trasmissioni televisive specializzate le loro storie e le loro produzioni. Oggi è la giornata clou, diciamo così, la seconda giornata. Avremo rappresentanti di vari paesi europei, Serbia, Svizzera, la Romania, l'Albania, il Kosovo, San Marino. Aspetta, perché ricordarseli tutti in un colpo solo non è facile. Comunque sono 10 paesi europei praticamente. Sono o delegati mediatori culturali che rappresentano questi paesi o aziende importanti come la gigante Tartufi di Plovania in Croazia, che è il più grande produttore e trasformatore di tartufi a livello europeo. Quindi presenze sicuramente di qualità e di livello professionale eccelso. Complessivamente oggi interverranno 50 tra rappresentanti di istituzioni, associazioni ed aziende. Le regioni italiane oggi presentate sono 6, c'è la Calabria, c'è la Sicilia, c'è la Puglia, il Lazio, il Veneto e ovviamente l'Emilia Romagna, e la serata infatti si concluderà qua a Cavinona con un menù tipicamente romagnolo, diciamo l'apoteosi della cucina romagnola. Mentre invece fra i vostri progetti, ieri ne parlavate con esponenti della giunta comunale, ci sono anche le terre bizantine. Ce ne può spiegare? Allora, Azione Terre Bizantine è un progetto che prevede la realizzazione di una rete di borghi, territori che sono stati segnati dalla storia bizantina, territori che si mettono in collegamento e costruiscono dei progetti di valorizzazione e di comunicazione del proprio patrimonio artistico, culturale ed enogastronomico. Quindi una rete vera e propria internazionale che avrà sede a Lido Adriano e Ravenna, diciamo, e che comincerà a funzionare già dalla fine di quest'anno. La riunione costitutiva, fisseremo oggi la data, sarà entro dicembre del 2011. Questo progetto coinvolgerà oltre 6-7 paesi europei, cioè dove praticamente le presenze bizantine sono state importanti, e ci pareva giusto dare questa opportunità a Ravenna, che era la capitale poi dell'impero diciamo bizantino qua in Italia, perché coordini le cose. Tutto questo si inserisce perfettamente anche, come diceva l'assessore Corsini ieri, nella candidatura di Ravenna a Capitale Europea della Cultura 2019. All'interno degli eventi organizzati da Altra Tavola ci sono anche dei progetti televisivi per espandere il concetto di comunicazione a volte un po' latitante nei piccoli borghi. Ce ne può parlare? Innanzitutto i progetti televisivi sono progetti che hanno un format tradizionale, per cui si va indietro nel tempo, perché si torna sul campo a registrare sul campo e a vivere proprio la vita dell'azienda che produce il prodotto di nicchia. Da una ricerca fatta abbiamo visto che c'è una difficoltà a comunicare l'esistenza del prodotto al di fuori delle volte dell'ambito provinciale, per cui l'idea è quella di andare a prendere questi prodotti, scoprirli e portarli televisivamente non solo in Italia ma anche nel mondo. Questo avverrà con due piattaforme diverse. Una è la piattaforma di Sky, quindi siamo sul satellitare nel pacchetto in chiaro, e l'altro è nel digitale terrestre nazionale, con cadenza anche regionale e interregionale. Sono progetti televisivi che si differenziano perché il primo si chiama Qualità Vo Cercando, è già partito su Cesena ed è legato molto al territorio. Il secondo progetto invece è di più ampio respiro, si chiama Residenze d'Epoca, Storie di Gusto, e l'idea è quella di prendere i prodotti ad esempio della Romagna e portarli in una residenza d'epoca del Veneto, come può essere un palazzo del 400 sul Canal Grande a Venezia, oppure prendere dei prodotti della Calabria e portarli in Umbria, in un castello che si trova sulle colline umbre. L'Italia è un paese conosciuto per la sua cucina, per la sua tavola. Perché allora c'è questa ignoranza riguardo i prodotti di nicchia che invece dovrebbero essere valorizzati in un paese come il nostro? L'ignoranza c'è, ti faccio un'altra provocazione. Ormai tutti quanti parlano del lardo di Colonnata, no? Dove vai lardo di Colonnata, lardo di Colonnata. Io invito chi ci sta ascoltando andare su internet e digitare Colonnata e poi andare a vedere quanti abitanti fa Colonnata e com'è possibile che un paesino piccolo che si trova in Toscana possa produrre così tanto lardo per l'umanità intera. È tutto costruito ad hoc, ormai aceto balsamico, è un'altra polemica, sai quante volte nei ristoranti o nei posti ti danno aceto balsamico e non è aceto balsamico, è mosto cotto, sabato, tanto il palato della persona ormai è stato uniformato su dei gusti, è difficile, cioè l'intenditore lo vede, lo sente la differenza fra sabba, mosto cotto e aceto balsamico.
l'ultima provocazione che ti lancio: se tu vai in un supermercato oggi o in un negozio e vai a comprare un litro d'olio, costa meno un litro d'olio di oliva che un litro di olio motore per la macchina. Io mi chiedo come sia possibile. Federico Lega per Ravenna Web TV.